La questione rimane limitata a, come molto correttamente ha spiegato il consigliere De Priamo, all'anonimato, al diritto di anonimato che hanno le donne qualora non abbiano dato appunto l'autorizzazione a mettere il proprio nome nella sepoltura dei feti o dei prodotti abortivi, come la legge impone di definire. E chiedo il rispetto anche per chi si sforza contro la propria volontà di usare i termini normativi. Detto questo, va anche considerato, perché sfugge, è stato detto più volte, l'argomento è doloroso, quindi è chiaro che sfugge anche il fatto che qui si sta parlando di una violazione del diritto di alcune donne, perché se viene posto un simbolo religioso, qualunque esso sia, all'insaputa della donna stessa, noi ci potremmo trovare anche di fronte al caso di una donna di un'altra religione che si trova il suo nome con un simbolo religioso che non le appartiene. Quindi non è la furia iconoclasta di togliere ogni simbolo religioso, ma è la richiesta di una verifica perché queste donne diano il loro consenso, anche perché quel simbolo è stato messo per assoluto caso, nel senso che era un oggetto che Ama si trova ad avere in uso quotidiano e in maggior numero, quindi viene utilizzato senza nessun'idea di riconoscimento di appartenenza religiosa. Allora, io credo che con lo spirito laico che questa Repubblica chiede ai suoi amministratori, noi dovremmo, per il rispetto di tutti, cercare di spingere l'amministrazione a fare una verifica, a rispettare la volontà e i diritti di tutti. Dopodiché, chi vuole fare e depositare ulteriori atti per una migliore attuazione della legge o per modificare la legge, può farlo. Dico solo che mi sembra singolare che chi vuole votare contro o astenersi, poi però rimproveri alla sindaca e alla giunta di non fare con più celerità quello che questa mozione chiede. Quindi io dichiaro per il mio movimento il voto favorevole alla mozione. Grazie Presidente.